Ciao Grizzette, mi vedete sempre seduta qui al solito posto, ma ho provato ad avvicinarmi un po', ci facciamo una chiacchierata un po' più intima. Ultimamente sto vedendo un sacco di serie TV e volevo parlarvi di una serie TV che, malgrado vada in onda da diversi anni, io ho scoperto solo quest'anno e ho recuperato per intero da grande appassionata di pirati, ovvero Black Sails. Sono uscite 3 stagioni, le trovate tutte su Netflix e uscirà a gennaio, credo, già la 4ª stagione, quindi è un ottimo momento per recuperare Black Sails se ancora non lo conoscevate. Di che cosa si tratta? Narrativamente si tratta di una serie televisiva molto interessante perché va a mescolare elementi letterari e fantastici preesistenti con elementi letterari e fantastici nuovi e con elementi storici. È una serie TV che parla di pirati, in particolare delle avventure e disavventure del capitano Flint, della città di Nassau e di Long John Silver, prima naturalmente dell'Isola del Tesoro. Nel capolavoro di Stevenson, già dall'inizio, Flint è morto e ha lasciato un enorme tesoro sepolto con i suoi bottini in un'isola misteriosa che i nostri protagonisti si impegnano ad andare a ritrovare, salvo poi venire traditi a bordo da degli ex membri della ciurma di Flint, tra cui il cuoco di bordo che è il famigerato Long John Silver. Noi del passato di questo personaggio non sappiamo nulla e Black Sails tenta di darci delle risposte sulle scorribande di Flint e di Silver. L'intera vicenda delle 3 serie si sviluppa in realtà intorno a un discorso un po' più ampio sulla pirateria e sulla realtà fantastorica dell'epoca legata alle vicissitudini di Nassau, che al momento formalmente colonia inglese è di fatto in mano e governata dai pirati che gestiscono anche gli scambi commerciali del porto e la usano come base. È in corso una vera e propria guerra sociale per preservare in qualche modo lo stile di vita dei pirati e la pirateria rispetto alla modernità della colonizzazione da parte delle superpotenze mondiali di quei territori. Quindi sono pirati che si trovano un po' in mezzo tra inglesi e spagnoli e buona parte della serie è appunto dedicata alle questioni politiche e al tentativo di mantenere il governo di Nassau nelle condizioni in cui è, quindi di non assoggettare la città né agli spagnoli né agli inglesi. Naturalmente ci sono anche tesori nascosti, avventure, arrembaggi, storie d'amore, c'è tutto. Sono incastonati in maniera anche molto interessante, secondo me, delle storie d'amore omosessuali tra pirati, non solo tra le donne, che sembra essere la norma, tutte le donne sono bisessuali in Black Sails, ma tutte, ma anche tra pirati e uomini, il che mi sembra anche piuttosto ragionevole e piuttosto probabile. La serie si distingue comunque per un ottimo approfondimento perlomeno dei personaggi principali. Come dicevo, ci sono personaggi che appartengono esclusivamente alla fantasia di Stevenson, come il capitano Flint o come il pirata Long John Silver, ma ci sono anche tra i protagonisti dei pirati dell'epoca realmente esistiti, con le loro storie personali più o meno romanzate e naturalmente nuovi personaggi immaginari. Questo connubio è davvero molto interessante, molto particolare. L'unica cosa che mi ha suscitato un po' di perplessità, ma è una cosa mia personale data da un'altra lettura, è che su consiglio vostro, tra l'altro, io l'anno scorso avevo letto, e vi lascio qui nella scheda info il video relativo, il libro La vera storia del pirata Long John Silver, anche quello lo trovate qui sotto nell'info box, che è un libro meraviglioso in cui si raccontava la vita di Long John Silver prima e dopo rispetto ai fatti narrati nell'Isola del Tesoro. E naturalmente le versioni di Black Sails e di quest'altro lavoro di narrativa che era La vera storia del pirata Long John Silver non coincidono, perché si tratta in qualche modo di 2 spin-off differenti che non tengono conto l'uno dell'altro, quindi anche i personaggi che ne emergono sono diversi.
sono due Long John Silver diversissimi, entrambi coerenti con il cuoco dell'Isola del Tesoro, entrambi efficaci, però che danno veramente il metro, la misura di quanto possono essere diversi gli stimoli e le reinterpretazioni che riceve un lettore leggendo esattamente lo stesso personaggio, ovvero Long John Silver dell'Isola del Tesoro. Stevenson ci ha dato un tot di elementi, e sono quelli che abbiamo nell'Isola del Tesoro, e a partire da quegli stessi elementi, gli autori di Black Sails e l'autore della vera storia del pirata Long John Silver hanno ricavato due personaggi estremamente diversi, estremamente personali, pur coerenti con quello originale. Il Silver di Black Sails è un opportunista, è un truffatore, è un personaggio abbastanza demoniaco, in grado di cambiare parte con una facilità estrema e seguendo esclusivamente i suoi interessi, che sono le regole canoniche che abbiamo per qualsiasi Long John Silver, ma in fondo, soprattutto con l'evolversi del personaggio e del suo rapporto con la ciurma, non è poi così un bastardo, ecco. Soprattutto nella terza stagione agisce a volte in un interesse che non è esclusivamente il suo. Il Long John Silver, della vera storia del pirata Long John Silver, che sinceramente come personaggio preferivo, pur avendo invece dei suoi ideali molto solidi, molto seri, molto coerenti, è capace di qualsiasi, veramente qualsiasi atrocità nel nome del suo tornaconto personale. E questo sviluppo così diverso dello stesso personaggio è davvero affascinante, davvero molto interessante, e ci fa capire tanto di come si sviluppano i personaggi che noi leggiamo solamente sulla carta nella nostra testa. Un altro punto a favore di Black Sails è il buono sviluppo delle scene d'azione, l'accuratezza dei dettagli anche nelle scene d'azione. È stato contestato da un'altra mia amica molto amante dei pirati il fatto che sia un po' troppo patinato per essere una serie piratesca. E questo è vero, tanti pirati sono dei figoni assurdi e tutte le donne sono delle figone assurde, e c'è un po' un effetto di patinamento generale, di pulizia generale di questa NASA, o di brillantezza dei colori nella fotografia, ed è assolutamente vero. È da un lato il suo bello, questo tipo di racconto così nazional popolare cinematografico, ed è anche il suo limite. Secondo me non è un così grosso limite, non lo accuso così tanto sui pirati, francamente. In fondo il film di pirati è un luogo narrativo molto spesso pupazzoso, e la cosa non mi ha mai disturbato più di tanto. Alla fine della terza stagione di Black Sails, nell'attesa della quarta, Peter ha voluto rivedere anche, che era un film che vedeva sempre da bambina qui in Italia, visto non è così visto, secondo me, almeno io non l'avevo mai visto da bambina, la versione dell'Isola del Tesoro dei Muppets, con sia i pupazzi che gli attori in carne e ossa. Ecco, l'unica cosa veramente fenomenale di quel film, e io non ne avevo idea, è che Tim Curry interpreta Long John Silver, e fa un Long John Silver strepitoso, con quel sopracciglio demoniaco e quel ghigno demoniaco spettacolare, divertente, lo prende molto bene, e duole dirlo, ma è sicuramente un Long John Silver migliore del Long John Silver belloccio di Black Sails. Che, per carità, non che non sia in parte, comunque un belloccio non bellissimo, ecco, è comunque un tipo con una faccetta un po' così, però anche un po' anonimo, via, niente di straordinario. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa serie TV, se l'avete vista anche voi, e se per caso avevate letto anche il romanzo della vera storia del pirata Long John Silver, fatemi sapere qual è la vostra versione preferita di questo personaggio. Io anche per oggi ho finito, e noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!